ad un certo orario, quindi... Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Si è svolta infatti in una straordinaria cornice di pubblico la prima edizione del premio letterario nazionale Mario La Cava, un premio fortemente voluto e che si è potuto realizzare solo grazie all'intenso lavoro sinergico svolto in pochissimo tempo dall'amministrazione comunale, dal caffè letterario Mario La Cava e dalla Regione Calabria, che ha permesso, attraverso l'erogazione di un finanziamento che stava per essere revocato, lo svolgimento di questa prestigiosa manifestazione culturale che ha dato tanto lustro, non solo a Bovalino, ma anche alla Locride e alla Calabria intera. Per motivi di salute, il presidente della regione, Mario Oliverio, non è potuto essere presente, ma ha inviato comunque un messaggio augurale di saluto letto in sala dal sindaco Vincenzo Maisano. In questo giorno celebriamo la prima edizione del premio letterario intitolato a Mario La Cava. La vostra presenza qui, stasera, così numerosa, fa da cornice a questa cerimonia che arriva con circa 8 anni di ritardo. Il problema, facendo sì che noi potessimo essere tutti qui presenti per rendere omaggio al nostro grande concittadino. Grazie dunque al governatore per aver dedicato a questo evento il suo tempo prezioso. Una giornata dunque dal grande valore culturale e sociale, perché è proprio la cultura che più di ogni altra cosa sa essere il motore trainante per la crescita e lo sviluppo sociale e civile di un territorio e di una comunità come Bovalino.